Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video. La domanda di oggi è questa: vi siete mai chiesti perché la famiglia Weasley fosse così povera? Tutti gli amanti della saga di Harry Potter sanno che la famiglia Weasley non fosse una delle più ricche del mondo magico. Dovevano infatti spesso districarsi tra vestiti fatti in casa e libri di seconda mano. Per loro ogni zellino era importante. Anche la loro casa non era una regia, in effetti sembrava un enorme monolocale su cui in verticale poi erano state aggiunte tante piccole stanze. Ma era comunque una casa, ed era la loro casa. Ora, ci potrebbero essere diversi motivi dietro la loro situazione, dietro la loro povertà. Molly Weasley in particolare era una casalinga, quindi non lavorando non percepiva nessuno stipendio. Di conseguenza era solamente Arthur ad avere il compito di portare a casa qualche galeone. Arthur, d'altro canto, era un uomo infinitamente gentile e modesto, con l'unica pecca di non avere nessuna ambizione per quanto riguardava il lavoro e la carriera, e nessun desiderio di promozioni, perché aveva paura di perdere quello che per lui era un privilegio: lavorare a stretto contatto con i babbani e con i loro oggetti. Quindi per anni non fece altro che guardare altri maghi raggiungere vette importanti e soprattutto stipendi importanti, mentre lui semplicemente si accontentava di coltivare la sua passione. C'è da dire però che nessuno dei suoi figli ambiva ad essere come lui. Tutti bramavano il successo nei loro campi, chi più e chi meno, specialmente Percy, che finì per isolarsi dalla famiglia per diverso tempo, a causa della vergogna che provava per il padre. Tutti sappiamo inoltre che la famiglia Weasley è enormemente numerosa. Infatti, prima che Bill e Charlie terminassero gli studi e quindi si trasferissero, in casa, oltre ai due genitori, c'erano ben 7 figli. Si può dedurre quindi che, essendo una famiglia monoreddito, da un certo momento in poi il solo stipendio di Arthur non era sufficiente. Probabilmente riuscirono a resistere finché i figli non cominciarono poi a frequentare Hogwarts. A quel punto penso che si siano trovati molto in difficoltà, specialmente viste le spese di libri e uniformi. Per questo poi i fratelli iniziarono a passarsi i vestiti troppo piccoli e i libri di testo. A quel punto penso che Arthur provasse un po' di vergogna nel domandare un aumento. E ciò diede loro la consapevolezza di dover essere grati per quello che avevano. Questo infatti è stato il punto di forza della famiglia e probabilmente Molly ne è sempre stata il cardine. Non abbandonò mai il marito né lo accusò di non fare abbastanza. Era veramente una donna forte e di buon cuore. Quindi i Weasley in effetti sono la prova che non serve effettivamente essere ricchi per essere felici. Inoltre, come ben sappiamo, la tana offrì tantissimi momenti di gioia anche a Harry, che i Weasley invitavano spesso durante le vacanze, e alla fine la svolta arrivò. Tra l'Ordine della Fenice e il Principe Mezzosangue, Arthur alla fine fu costretto ad una promozione e di conseguenza anche ad un notevole aumento di stipendio, che in aggiunta al fatto che per la prima volta dopo 12 anni avevano solamente 2 figli a carico, diede infine loro il sollievo che meritavano. Ragazzi, il video finisce qui, vi chiedo solamente di non chiudere ancora il video, vorrei approfittare di questo momento per parlarvi di una cosa che mi preme molto e mi rende molto felice. Nelle ultime 3 settimane il canale ha avuto veramente un boom, sia per quanto riguarda le visualizzazioni e soprattutto per quanto riguarda gli iscritti. Ho guadagnato, mi sembra, 40 iscritti solamente nelle ultime 2 settimane e mi rendo conto che per l'utenza ristretta che ho è una cifra folle. Quindi ci tengo veramente tanto a dirvi che sono felicissimo, vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che mi state dando, perché finalmente sento che i video che sto facendo, il lavoro che sto facendo, inizia ad essere apprezzato. In particolare mi riempie veramente di gioia leggere i vostri commenti, soprattutto quando vedo che interagite anche tra di voi. Un'altra cosa che mi piacerebbe è che commentiate, specialmente se il video vi piace, ma anche se il video non vi piace, commenti costruttivi, critiche costruttive, datemi il vostro punto di vista. Quello che vorrei fare io è creare una piccola community in grado di parlare di tutto, che sia Game of Thrones, che sia Harry Potter, che siano telefilm in generale o anime che inizierò a trattare anche nel canale a breve. In particolare vorrei salutare 2 persone che mi commentano da settimane, sempre, quasi ogni video: Amusement73 e Valoncaria Valoncaria. Spero di avervi pronunciato giusto. Vi ringrazio perché il vostro supporto, i vostri commenti sono davvero importanti per me. Inoltre vorrei salutare anche Giotù, Alessandro Mura e Francesco Giacovelli. Francesco in particolare ieri mi ha detto che grazie ai miei video di Game of Thrones ha iniziato a seguire la serie e che la sta veramente divorando, quindi
complimenti. Ancora una volta vi ringrazio per guardarmi, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate anche un mi piace perché mi aiuterebbe veramente tanto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!